Buongiorno ragazzi, oggi è mercoledì 25 luglio, sono Girelli Giuseppe, siamo alla West Union CrossFit e siamo sempre sul canale di Cipher TV. Oggi faremo un lavoro, una prima parte di lavoro in Amon, due lavori di Amon, Amon 5 Odd e Amon 5 Heaven. Allora, la prima parte di lavoro in Amon sarà un complex. Quando intendiamo complex vuol dire che una volta impugnato il bilanciere non andiamo a rilasciarlo fino alla chiusura degli esercizi e sarà così composto. Amon 5 minuti dove faremo un clean pull, un hang power clean, più power clean all'incirca il 50-60% del nostro massimale. Alla fine di questi 5 minuti, ulteriori 5 minuti, dove per ogni minuto andremo a fare una ripetizione singola di un heavy power clean, quindi dove andremo all'incirca a trovare e lavorare tra l'80-85-90% del nostro massimale. Faremo una fase di riscaldamento per prima di prendere in mano il bilanciere, quindi lavoreremo a bilanciere vuoto o bacchetta, dipende dal vostro grado di esercizio, e andremo a fare performare questo complex. Faremo 9 deadlift, 6 clean pull, 3 muscle clean, 3 power clean per 2 round, tutto o bilanciere vuoto o bacchetta o PVC. Una volta fatto questo, andremo a fare un piccolo ramping di peso per partire e lavorare nei nostri lavori di Amon. Finita questa prima parte, andremo a fare un lavoro di ladder, un ladder da 7 minuti, dove andremo a performare un power clean, 2 power clean, 3 power clean, intervallati da triple under, double under o single under, indipendentemente dal nostro grado di fitness in questo esercizio. Cosa vuol dire ladder? Ladder vuol dire che effettuerò un power clean, farò il mio lavoro monostrutturale alla corda, poi andrò a farne 2, poi 3, poi 4, poi 5, poi 6, ne fermerò più possibili fino allo scadere dei 7 minuti. Avremo 3 tipi di pesate anche in questo caso e 3 tipi di esercizi. Per gli advance, i power clean saranno 90 kg uomo, 60 kg donna, triple under. Per gli intermedi saranno 70 kg uomo, 45 kg donna, double under. Per i beginner saranno 40 kg uomo, 25 kg donna, single under. Le ripetizioni saranno 10 per i triple unders, 30 per i double unders, 60 per i single unders. Fate il vostro meglio, performate più ripetizioni possibili.